Salve, bentrovati a tutti. Oggi siamo tutti nazisti dell'Illinois. Molti avranno visto il film The Blues Brothers, quindi sa cos'è un nazista dell'Illinois. Volevo raccontarvi questa storia solo perché è molto emblematica e parla di libertà, della nostra libertà di espressione. Tempo fa un ragazzo, si chiama Giampiero Belotti, è diventato un po' famoso perché durante la manifestazione di un gruppo che facevano le sentinelle in piedi, cioè erano in piedi in mezzo a una piazza a leggere, quindi manifestazione assolutamente pacifica, siccome non era a favore delle tesi di questi signori che manifestavano, lui si è vestito da nazista dell'Illinois e accanto alla piazza anche lui si è messo in piedi a leggere in modo assolutamente pacifico e leggeva il Mein Kampf, per dire che stare lì in piedi a leggere non è un atto innocuo, bisogna vedere quale messaggio vuoi trasmettere. Ha poi usato questa piccola notorietà per manifestare accanto ai gay, lesbiche, transgender, eccetera, quindi varie identità di genere, per la loro possibilità di esprimersi. Quindi è, diciamo, una persona che fa della libertà di espressione un marchio in qualche modo. Cosa è successo però? È successo che a questo ragazzo già è la seconda volta che bloccano il profilo Facebook. Perché? Perché questa volta almeno la ragione è stata per aver pubblicato una vignetta anche abbastanza divertente. Praticamente ve la racconto perché lui è stato bloccato per questo, quindi deve essere una cosa molto forte, no? Praticamente c'è Mussolini che legge il futuro e pesca la carta del tarocchi, esce la carta dell'appeso e fa oh! Così. E quindi questa è, voi potete capire, una vignetta tremenda, no? Per cui lui è stato bloccato, perché questa era una cosa inaccettabile nel 2015, assolutamente. Ora qual è il punto? Quindi, innanzitutto io vi chiedo, se volete ovviamente, di supportare la sua causa, quindi di contattarlo oppure di seguire la vicenda nelle sue pagine Facebook, se e quando potrà poi tornare ad usarle. Lui è il Giampiero Belotti, il nazista dell'Illinois, la sua pagina è la numero 2 perché la prima non l'ha potuta più utilizzare per queste ragioni qui. E la seconda è una piccola riflessione che poi è la ragione per la quale faccio questo video, cioè ha un senso un po' tutto questo. È appena passata, diciamo, la marea dovuta all'ubriacatura Jésus Charlie per la libertà di espressione, però non ci siamo accorti che noi stiamo scrivendo, esprimendoci in tutte le nostre forme, più o meno stupide, più o meno sciocche, più o meno ridicole che noi possiamo avere, attraverso essenzialmente pochissimi canali informativi che sono proprietà di pochissime realtà. No, non parlo del blog di Grillo, io sto parlando di cose ben precise, sto parlando per esempio di Facebook, di Twitter, di YouTube per esempio. Quindi cosa succede se una persona come voi o come me o come chiunque altro, che magari può dire delle sciocchezze ma anche magari delle cose interessanti, a un certo punto non le può più dire? Ecco, questo è un problema, ma noi abbiamo protestato per Jésus Charlie, ci abbiamo protestato per questo attacco terribile, è veramente inconcepibile alla libertà di espressione e di satira, e ci ritroviamo invece dietro l'angolo altri esempi di attacco alla libertà di espressione. Questi canali informativi, Facebook, Twitter, Google, con YouTube, sono di proprietà di un singolo signore, e comunque sia di una singola realtà, di una singola azienda, e questa azienda decide di applicare la sua policy, la sua politica sulla libertà di poter pubblicare sul loro software, sulla loro piattaforma, liberissimi di farlo. Il problema è che quando tutti quanti entrano in una piattaforma che fa massa critica, voi immaginate che praticamente la maggior parte degli italiani sono iscritti su Facebook,
Cosa succede quando Facebook decide deliberatamente di, per esempio, bloccare una persona che fa satira, che pubblica una vignetta che magari non è neanche sua, perché gli è piaciuta, e nel frattempo, per esempio, non blocca e non fa nulla contro canali, per esempio, che inneggiano al nazismo, oppure fanno del revisionismo storico il loro marchio di fabbrica, oppure diffondono delle cure pericolosissime contro, dicono loro, i tumori, e poi la gente muore. Ecco, per loro non è un problema, è solo un problema di numeri. Cioè, il meccanismo è abbastanza banale. Siccome non possono valutare tutte le segnalazioni, loro vanno in base al numero. Quindi un gruppo organizzato di teppisti digitali possono picchiare e zittire una persona che magari pensa di essere non più intelligente degli altri, ma magari vorrebbe esprimere un po' liberamente il proprio pensiero, ecco, non lo può fare perché questo gruppo si è organizzato e ha deciso che lui deve tacere. E questo può succedere a tutti noi, ma succederà sempre di più, perché noi stiamo scrivendo, noi stiamo producendo dei contenuti, noi scambiamo delle chiacchiere su qualcosa che non è pubblico, ma è di proprietà di qualcuno. E è vero che se io vado a casa di qualcuno sto alle sue regole e firmo il suo contratto. Quindi firmo un contratto di un fornitore privato. Sono d'accordissimo. Ma quando tutti vanno da questo fornitore privato, questo fornitore non è più privato. Questo fornitore è pubblico. Praticamente sì. Quindi si impone anche una riflessione. È possibile continuare ad accettare che un privato possa veicolare l'espressione di tutti? Oppure magari è meglio stabilire che quando le persone sono tante e si crea una massa critica che fa fare soldi anche a questi signori, le regole per la libertà di espressione debbano essere stabilite non da questo signore, ma magari dallo Stato? E che non sia possibile bloccare l'espressione di una persona o di un gruppo di persone soltanto perché sono stati attaccati da un gruppo di manganellatori. Quindi, se volete, supportate pure Giampiero Belotti, il nazista dell'Illinois, oppure potete anche non supportarlo. Però attenzione, un giorno potreste essere voi che pensate qualcosa di diverso o scrivete qualcosa di diverso. Qualcosa che un gruppo di manganellatori magari non vuole che voi scriviate. E poi pensate, voi state scrivendo, esprimendo in questo momento i vostri pensieri, il pubblico, attraverso un mezzo privato, con delle regole stabilite da un privato. La vostra libertà di espressione, vera e propria, dipende da questi signori. Grazie.